Tornando alla tua immagine sull'altare, ti concedo che l'ambizione sia una ragione pericolosa, ma tu lo fai per aiutare la gente, non per la gloria, no? Per rendere il mondo più sicuro. Forse quell'immagine simboleggia il tuo desiderio di condurre una vita giusta. È un promemoria del Valhalla. Sei sicuro che accettare l'offerta di Freya sia la cosa giusta per me o per i regni? Penso che siamo qui proprio per capirlo, in un modo o nell'altro. Dietro di te, in arrivo! A sinistra! In arrivo da sopra! Un po' di vantaggio per questo tentativo? Che parliamo ancora di Sigrun. Giorni fa non vedeva l'ora di riceverti. Che cosa è cambiato? Oh, non fingere di interessarti alla mia vita amorosa, fratello. Io sono interessato e tu stai evitando la domanda.
Che è successo? Beh, dopo che mi hai lasciato a casa sua l'altra notte, Sigrun ha fatto una torta di camemoro e nocciole. Però io non mangio più, quindi un po' imbarazzante, ma gentile da parte sua. E? Più o meno tutto qui. C'è dell'altro. Dobbiamo soddisfare il Valhalla prima di usarlo. Da sopra! Altri droger! Due combattimenti di fila. Il Valhalla esige sempre di più. In arrivo, da dietro! Dietro di te, in arrivo! In arrivo, da dietro! Yeah!
dietro, occhio! Valhalla ha scelto di farmi affrontare quel nemico. Credo che ci saranno altre sfide del genere. È così che potremo avanzare. Eccellente! Ora dovremmo poter passare. Si va su. Che ne dici di un aiutino questa volta? Complimenti, vecchio amico mio. Ti stai facendo di strada nel Valhalla. Dov'è Mimir? Tutto qui ciò che hai da dirmi. Dopo tutto questo tempo, non riesci ad articolare nemmeno un ciao per una delle tue vittime più fauste. Ciao, Elio. Dov'è Mimir? E io che ne so. Perché non andiamo a cercarlo? Dunque, che mi dici di bello, Kratos? Hai sterminato qualche bel Pantheon di recente? Hai devastato popolazioni con le conseguenze catastrofiche delle tue azioni? Tradito alleati a cui eri fedele? Devi assolutamente aggiornarmi sulla tua sete di vendetta sanguinaria. Non sono più così. Non vorrai dirmi che ti sei rammollito? Non ci credo. Spartano una volta, spartano per sempre. Non mi freghi, Kratos. Sai come si dice? Non ci si può nascondere nell'ombra da un dio del sole. O almeno è quello che si... No!
Di un po', inizia a sembrarti tutto un po' più familiare. Una possente catena. È un bel sì. Hai sempre avuto parecchia fortuna con le catene. Andrà tutto a meraviglia per te, me lo sento. Oh, eccola lì. Casa Dolce Casa. Questa deve farti riaffiorare molti ricordi. Non è la sala dei sacrifici in cui hai permesso che un soldato ateniese bruciasse a morte per poter passare oltre? Ah, che giorni da mattacchione! Devono mancarti molto. Stai facendo, Kratos? Vorresti sacrificarmi? Di nuovo! Guardi negli occhi mentre mi spingi verso la morte. È un vero tocco di classe, non c'è che dire. Mi fa davvero capire qual è la mia posizione, soprattutto dopo una lunga agonizzante riflessione su cosa fare. Oh, con quanta riluttanza dirai alla gente di avermi sacrificato! Deluderti, stupido idiota, ma ti ricordi che sono un dio del sole, vero? Pensi che abbia paura di un po' di fuoco? Non minacciarmi con cose spassose, Kratos. Forse verrò infuso di potere e raggiungerò la mia forma finale. Forse esploderò e ti porterò con me. Vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Yeah!
Andiamo! Ok, seriamente, Kratos, fammi uscire da questa gabbia. Non è più divertente. Non posso credere che tu voglia arrostirmi per capriccio con la presunzione che sia quello che il Valhalla vuole da te. Hai mai pensato che forse i tuoi istinti sono solo pensieri casuali che ti vengono in mente, non più veri di altri? Magari pensaci, eh? Tipo subito! Incenerirmi e vedere cosa succede. Ti giuro, non sei cambiato di un singolo. Fratello, che ci faccio qui? Mimir. Mimir. Cos'è? No. No! Fammi uscire! Fratello! Che succede? Aiutami! Ci sto provando! Fratello! Ti prego! Ti prego! Non preoccuparti! Torneremo al cancello! Non credo proprio! Penso che tu abbia rotto il Valhalla! Oh! È giunta la nostra fine! Sigrun! Amore, stai bruciando! Io non dovrei essere qui! Oh, Cori, Maridol! Oh no, guarda come sei ridotta. Non avresti dovuto farlo. Io posso guarire, tu e Kratos invece no. Ma ora siete al sicuro. Sigrun, scusa. Sono stato uno stupido. Dopo, tesoro. Ho bisogno di un attimo. Saremo per sempre tuoi debitori. Come io sarò vostra debitrice. Mia signora! Basta. Vista peggio. Non ne sarei così sicura. Silenzio. Eir è in grado di guarirmi. Potrebbe volerci del tempo. Forza, Kratos. Ritorna là dentro e fa ciò che devi fare. Beh, è stato assolutamente terrificante. Prima mi ritrovo in una foresta, poi in una gabbia piena di fuoco. Sei diventato Elio, poi sei tornato te stesso. Non me l'aspettavo. Ti dirò, non so se abbiamo superato il limite o se siamo ormai troppo avanti per fermarci. Non ci fermeremo. Devo affrontare questa cosa. Lo so, fratello.
Ah, un altro di quei luoghi per commerciare con il Valhalla. Non c'è vergogna nel rendere le cose più semplici. Manifestazione di un tuo ricordo. Un ricordo pericoloso. Questo sì che è un bel trucco. È un potere interessante quello evocato dal Valhalla per te. Non è una spada che porta a galla terribili ricordi, vero? Tu cosa ne pensi? Ricordo di Vanheim ora. Fratello, ti prego di non ricordare le piante esplosive. Hai parlato di una foresta. Quando Elio ha preso il tuo posto, ti sei ritrovato altrove. Sì, immagino di non avertelo detto mentre stavamo cadendo. Ma sì, ero in una foresta come quella di quando ero giovane. Ed ero nel mio vecchio corpo. In tutta onestà, sembrava un sogno. Scusa, fratello, meglio parlarne in un posto meno pericoloso. Concordo. In arrivo, da sopra! In arrivo da sopra!
Devi dare qualcosa per questo. Che altro è successo quella notte fra te e Sigrun? Siamo rimasti svegli fino a tardi. Io le ho raccontato storie, lei i segreti. Mi ha portato liquori alle labbra. Ma io non posso ubriacarmi, poi l'ho guardata addormentarsi. E la mattina dopo? La mattina dopo siamo stati in barca sul lago dei Nove. Era divino, fratello. Il sole si rifletteva sull'acqua, l'aria era fresca e perfetta. C'era odore di disgelo. Che cosa le hai detto? Mi conosci troppo bene, fratello. Mentre eravamo sul lago ne ho combinata una delle mie. Da dietro! Mimir, dimmi, cos'è successo fra te e Sigrun al lago? Beh, stava remando dove trovasti il suo tesoro di famiglia. Dove maledisse il fratello per un amore proibito. Esatto. Mentre passavamo di lì, ricordo di aver gioito del fatto che quel luogo fosse sommerso e che lei non potesse vederlo.
E in quel momento lei si è girata e mi ha detto: credo, Mimir, di essermi infatuata di te. Credo di volerti baciare. Davvero, fratello? Cioè, tra noi c'è sempre stato un qualcosa che... Aspettare. Dietro, occhio! In arrivo, da dietro! Quello ha una taglia del Valhalla. Interrompilo. Occhio alla coda! Ottimo lavoro! Il Valhalla ne sarà felice! Molto bene, è ora di ascendere alla prossima area, se sei pronto. Capito. Devono tenere i regni primordiali sullo scaffale più alto. Non rifiuterei mai qualche aiuto temporaneo. Yeah!
Qui dietro, artigiano in arrivo! Siamo vicini a quelle statue. Giudici, giusto? Forse i piani superiori del Valhalla corrispondono alle profondità della tua memoria. Ehi là, ancora io! Se devo trasportarti, renditi utile. Dimmi ciò che vedi in battaglia. Come vuoi, stronzo. Ti hanno chiuso fuori? Beh, faremmo meglio a fare un giro nel vecchio quartiere. Vediamo chi ha intenzione di venirti a salutare. Fluttuante, occhio, tentacoli. No, proprio no. Sembra facile. La facilità è ciò che ti interessa. Di chi è quell'esercito? Di nessuno. Colpo di scudo, ora! Sta piacendo, non è vero? Hai ucciso chi ti è stato detto di uccidere. Yuppie.
Bravo, perdi pure tempo. Ti piace proprio fare fatica, Pedro. Arriva da dietro! Dietro di te, in arrivo! Consiglio di muoverti se non vuoi che tutto diventi molto più difficile. Dietro, occhio! Sfida me, sfide più difficili, più mortino, eccetera. Ti servivano ruffiani con armi primitive? Andiamo a fuoco! Beh, questa sì che è interessante! Sinistra, fuoco in arrivo!
Dovremmo poter proseguire. Torniamo alla gabbia. Immagino che il Valhalla ti stia dando una seconda possibilità. Arpì! Ora sì che è una festa! Quello sembra stordito! Intenzione di fare ora, Kratos? Aspetta, no, non dirmelo. La suspense è l'unica cosa che riesce a tenermi sveglio qui dietro. In arrivo, attacco! Rifletti su questo. Forse il sacrificio è valido solo se c'è qualcuno. Il ciclone! Indovina il suo punto debole. Colpire.
qui. Vediamo che brillante mossa hai pensato di fare. Kratos? Non penso che dovresti... Sai cosa? Non importa, mi godrò lo spettacolo. Fratello! Oh, dove siamo ora? Tyr! L'invito era tuo. L'avrei firmato, ma era importante che tu venissi di tua iniziativa. Allora non sei un'illusione. In carne e ossa, amico mio. Che cosa vuoi? So con cosa stai combattendo, Spartano. Meglio di quanto tu possa immaginare. La vergogna. Il dubbio. La domanda... a cui non ho trovato risposta finché non sono venuto qui. Vite fa. E ho attraversato quella porta. Che c'è dentro? Oh. Non sono qui per rovinarti la sorpresa. Sono qui per prepararti. Perché? Perché io posso. Perché per noi il combattimento tiene occupato il corpo, mentre la mente pensa al resto. Perché non sei pronto. Ancora. Fammi vedere. Chiedo scusa. Esattamente, perché ci attacchi? Vedila come una prova di combattimento, Mimir. Quando Kratos avrà la meglio su di me, sapremo che la sua mente è a posto. Colpo potente. Bene. Difenditi. Difenditi. L'attacco degno dell'Olimpo. Mira intensa. Usa le armi. Preparati.
Chi è in guerra con se stesso non si concentra bene. È impaziente, emotivo. È facile coglierlo di sorpresa. Chi è in pace con se stesso ha una mente serena, sensi più acuti. È pronto a vincere. È pronto a migliorare. A sinistra! Dai! Difenditi! Ben fatto, Kratos. Mi arrendo. Molto bene. Forse ora sei pronto. Davvero? Sinceramente? Sei tu l'unico che può dirlo. Sono pronto. Per ora, ma ti aiuteremo ad esserlo.
sei all'altezza del Valhalla. Eir. Per te, lo spirito di adattamento è la tua più grande arma. Vorrei raccontarti una storia che penso possa aiutarti. Parla. Prima di essere una valchiria, ero una guaritrice in un piccolo villaggio. Fu mio padre a insegnarmi l'uso di erbe. Per lui erano lui. Ma visitando la città, vidi guaritori che usavano. Funzionava e faceva meraviglie. Tentai di dirlo a mio padre, ma disse che andava contro la sua. Era rischioso allontanare. Ero una brava figlia e per il momento mi fermo qui. Quando sarai più avanti nel tuo viaggio, condividerò con te il resto della mia storia. Occhi sull'orizzonte, generale. Potrebbero fare la differenza. Ecco, è per te. Sei di grande ispirazione, generale. So che ami le storie. Ne ho una per te. Su, parla. No. Sono nata ricca come alcune mie sorelle. Né cresciuta per fare grandi cose. Ero solo la figlia di un po'. In realtà non era mio padre. Non avevo nulla di speciale. Se qualcuno si meritava un pugno in faccia, in questo modo finivo sempre. Per ora può bastare. Proseguirò più tardi.
Ammiriamo i tuoi progressi, generale. Non abbiamo mai visto nessuno affrontare il Valhalla come stai facendo tu. Sigrun? Come va il vostro viaggio? Abbiamo scoperto il nostro ospite, Tyr. Tyr, dici? Già, e non è nemmeno una proiezione. Non sapevo che il suo legame con il Valhalla fosse... Ma in effetti è qui da più... Kratos, sono felice di vederti di nuovo qui. Il Valhalla ha organizzato qualcosa di speciale per te nella Sala del Trono. Ci rivedremo presto. A destra! Te lo ricordi, Kratos? Il ricordo è vivido. Un episodio noto a chiunque conosca la tua storia. Un uomo che deve prendere una decisione terribile. Sì, me ne hai parlato, fratello. Il patto che hai fatto con Ares per respingere l'orda di barbari. Quando cedetti l'anima a un dio della guerra, perché mostrarmelo? Beh, tiro a indovinare. Forse per farti sentire come quel pezzo di merda che sei? Lui è necessario. Non è nei miei piani. O è in quelli del Valhalla o nei tuoi. Almeno non mi ha sostituito. Non ancora, comunque. Sembra un vero simpaticone. Frammento di ricordo del tuo tempo ad Alfheim. Dimmi, chi era Kratos di Sparta il giorno in cui giurasti fedeltà ad Ares? Ero il comandante più giovane dell'esercito. Ero noto per la mia abilità in combattimento, per l'autorità sul campo, ma anche per la mia furia. Ero determinato a non perdere mai. E fino ad allora era stato così. I miei uomini mi erano leali. Quanti soldati spartani comandavi?
quel giorno troppo pochi. Quanti barbari hai affrontato? Migliaia. Questo luogo è tutto un dare e un avere. Fare ancora. Perché aiutarmi a ricoprire il tuo vecchio ruolo? Perché non farlo tu stesso? Ne sembri in grado? Per i mortali di questi regni sono un antico mito ormai dimenticato. I giorni in cui potevo sperare di unificare i regni sono passati. Tu invece sei l'eroe del Ragnarok. Sei conosciuto, rispettato. E da ciò che ho visto, per il momento sei il più qualificato. Devi solo essere pronto. Perdonami l'interruzione, ma ora dobbiamo proseguire. Non devi scusare. Dietro, occhio! Sigrun, sto ancora aspettando di sentire che cosa gli hai detto. A mia difesa le ho solo riferito ciò che stavo pensando. Le ho detto che i miei sentimenti per lei erano profondi quanto il regno di Rann e fin dalla prima volta che l'ho vista. Ma poi ho avuto una specie di rivelazione. Un'improvvisa e fredda consapevolezza che era assurdo pensare che io, così come sono, fossi abbastanza per lei così come...
Quindi le ho detto che non potevo darle ciò di cui aveva bisogno. Ora io sono Se vogliamo furioso. Proseguire, devi concentrarti. Dietro, occhio! In arrivo da dietro! È il marchiato dal Valhalla. Bifrost, fa attenzione, fratello. Bifrost a sinistra. Bene, dovremmo poter raggiungere la prossima area ora. Se non comprerai nulla, il Valhalla non ti farà passare, temo.
Siamo liberati di quella maledizione. Sono tornato, che emozione! Devo dire che è davvero difficile pensare a qualcosa di più stupido che giurare fedeltà ad Ares, fra tutti gli dèi. Cioè, tutti i figli di Zeus fanno schifo, presenti assolutamente non esclusi, ma Ares...